Ciao, Ciao. io sono Michele. Ciao. E oggi, se ti va, chiacchieriamo un po' sulla situazione economica qui delle Canarie, in particolare sull'isola dove vivo, nonché Lanzarote. E se ti va, ti racconto anche come mi mantengo io. Partiamo dal fatto che purtroppo tanta gente pensa ancora che quale Canarie sia un paradiso sia a livello economico che di clima. Non c'è mai un vero inverno e mai una vera estate cocente, diciamo, e afosa come quella delle mie parti, di Verona specialmente, con quell'umidità che ti soffoca. Mentre qui tutto l'anno possiamo andare da una minima notturna intorno ai 15 gradi fino ai 25, massimo 30 d'estate. Diciamo che le condizioni estreme che si possono raggiungere in quest'isola, meteorologicamente parlando, sono la calima d'estate, che non è altro che un vento caldo proveniente dall'Africa, che spesso porta con sé molta sabbia, e poi d'inverno si può soffrire un po' qualche vento un po' gelido, però in linea di massima la temperatura è sempre stabile, un'eterna primavera qualcuno la chiama. Anche se personalmente io devo dire che mi piace molto il clima, ma non mi piace assolutamente il vento. Vi posso garantire che dopo un po' darvi fastidio. A parte questo, diciamo che in linea di massima la situazione di crisi che c'è in Italia qui è quasi amplificata, direi. E il livello di disoccupazione già per gli abitanti del posto è abbastanza alta e problematica. Quindi per gli italiani o in generale quelli che vengono da fuori sperando di trovare un posto di lavoro fisso, ben retribuito, tutto quello che non avevano in Italia o dove abitavano prima, è un po' un'utopia. È un po' un'utopia specialmente se si pretende, diciamo, questo agio senza offrire grosse competenze e specifiche competenze soprattutto. Il settore dove si trova più facilmente da lavorare senza avere grosse competenze è sicuramente il settore della ristorazione, anche se ci dovremmo accontentare di una paga abbastanza misera rispetto alle ore di lavoro che ci richiederanno. I contratti comunque non saranno mai esaustivi, non saranno mai lunghi come vorremmo, e a malapena ci basteranno per fare le documentazioni per rimanere sull'isola, insomma. Quindi ci vuole abbastanza spirito di adattamento e si può trovare qualche buon posto di lavoro, però bisogna avere pazienza e cercarlo. E nel frattempo accontentarsi, prendere un po' quello che viene fino a che non si trova l'opzione migliore, diciamo. Posso consigliarvi fin dall'inizio, se avete comunque una buona conoscenza almeno della lingua madre e dell'inglese, lingua madre sarebbe lo spagnolo, mi raccomando, potete non facilmente, però trovare condizioni molto più di agio nel settore alberghiero. Gli hotel qui sono sicuramente i luoghi dove più facilmente si possono trovare delle condizioni di lavoro abbastanza umane. Detto questo, dal mio punto di vista, le Isole Canarie sono un paradiso per chi ha voglia di mettersi in gioco. Dovete sapere che spesso, se verrete in vacanza, vi capiterà di trovare dei cimiteri di negozi con le serrande abbassate, e se guardate dentro, leggete le vecchie insegne, spesso sono bar italiani, pizzerie italiane, o di qualcuno che ha provato a farlo. Perché provato? Perché tante di queste persone magari venivano da una fabbrica, da un qualsiasi altro posto di lavoro, e con la liquidazione TFR, chiamatelo come volete, pensavano di poter diventare da un giorno all'altro dei ristoratori. Purtroppo, come tanti ristoratori professionisti sanno, non è esattamente così. Quindi questi enormi capitali sono arrivati e sono volatilizzati nel nulla e hanno lasciato un seguito di negozi chiusi e di una reputazione nei confronti degli italiani, sia per questo sia per varie truffe che siamo molto bravi a imbastire. A parte quelle persone che sono venute a fare una professione per cui non erano preparati,
Diciamo che qui c'è ancora la possibilità di fare impresa, anche con capitali davvero ridotti. Secondo me, una delle cose più importanti da valutare è un'idea imprenditoriale valida, magari non di affrontarla da soli, perché posso capire che racimolare un capitale non sia facile, però creare delle società e mettere in atto delle buone idee anche sulla ristorazione, perché no? Però dei progetti veri e con persone preparate soprattutto. La differenza tra quelli che ce la fanno e quelli che non ce la fanno, quale Canarie, mi sembra di essere arrivato alla conclusione di capire che la differenza si trova proprio nella preparazione, non nel titolo di studio, come potrebbe suggerire la nostra cultura italiana, ma proprio nell'esperienza nel campo. E per esperienza personale posso dire che anche per amici molto vicini che hanno aperto delle attività di recente che stanno andando molto bene, chi si è impegnato a lavorare un po' qui nell'isola, a inserirsi nell'ambiente, a vedere quali erano le reali mancanze dell'isola e quali erano i servizi che la gente voleva, non quello che io volevo mettere in quell'isola. Quelli che si sono un attimo adattati, che si sono con umiltà inseriti nelle usanze e nei bisogni delle persone di qui, sono quelli che poi ce l'hanno fatta. Quindi il mio suggerimento è non venite qui alle Canarie per cercarvi un posto di lavoro fisso. Non venite qui alle Canarie sperando di fare una stagione e tornare a casa con 5.000 euro, come si farebbe in Australia o in altri posti. Però se volete venire qui con un'idea valida, se volete aprire un negozio di qualsiasi cosa, se volete aprire un ristorante innovativo, se volete fare qualcosa davvero di diverso, allora vi consiglio vivamente di farlo e di provare a venire qui più volte prima di prendere una decisione. Comunque, passarci vari mesi, varie vacanze più lunghe, in modo da vedere intanto se davvero il clima e l'ambiente fa per voi. E poi cominciare a capire, come vi dicevo, quali sono i bisogni di quest'isola e se si possono adattare alla vostra idea. Perché per quanto innovativa può essere, ci sono state tante attività molto fighe che avrebbero funzionato in qualsiasi città italiana, che invece qui sono stati dei completi fallimenti. Spero che il capitale magari investito qui non è stato paragonabile a quello che sarebbe stato investito in Italia, però è stato comunque perso.